Il lavoro del centro transfusionale è duplice. Quello tradizionale è quello di raccogliere in maniera diretta dai donatori gli emocomponenti che necessitano ai reparti dell'ospedale in cui la struttura transfusionale è ubicata e che per gli ospedali che serve, oppure per le case di cura che serve. E poi le attività sono quelle anche quelle di raccogliere il sangue da delle associazioni che dall'esterno contribuiscono a questa raccolta, analizzarlo come il centro trasfusionale di Villa Sofia, perché non tutti i centri trasfusionali possono analizzarlo, è stata centralizzata questa attività per migliorare la qualità. E sostanzialmente per quell'iniziativa che oggi viene fatta, questo è il cuore del lavoro del centro trasfusionale, ma non è solo questo, perché poi c'è una parte di terapia che viene svolta in maniera diretta dagli specialisti di medicina trasfusionale. Per quello che riguarda questa iniziativa, noi cosa contiamo? Con questa, che è una grossa prima iniziativa, e con altre che stiamo mettendo in atto, contiamo di raggiungere l'autosufficienza che al momento per l'ospedale Cervello comporta un deficit di circa 10.000 unità di globuli rossi prevalentemente, poca roba di piastrine, ma anche quelle contiamo con l'incremento dei donatori di colmare come deficit. Le iniziative devono essere portate avanti. Si inizia un progetto che non è a regime sicuramente per i primi mesi o per il primo anno, per cui noi ci proponiamo nell'immediato non avere la stessa estate per i pazienti emopatici e per i talassemici come la scorsa estate, che è stata drammatica. Nel medio, quello di colmare questo deficit e renderci assolutamente autonomi, non potendo essere sicuri sull'apporto degli altri centri di assistenza siciliani che ci danno aiuto fornendoci gli emocomponenti. Il ruolo è quello di agire alla solidarietà e non proclamarla, perché quando si parla del bisogno di salute delle persone, per noi è come parlare anche del bisogno alla vita quotidiana, al lavoro, alle necessità, a tutti i problemi che quotidianamente ci sommergono, ma lì occorre un'attenzione particolare perché si parla proprio di salute, si parla di vita. Noi siamo felicissimi della risposta che hanno dato i nostri RSA, i nostri dirigenti sindacali, che con un semplice passaparola stamattina hanno fatto sì che questa saletta fosse troppo piccola per contenerla, abbiamo dovuto spostarci proprio in una hall improvvisata. Questo è un primo risultato, è perché riteniamo che la sinergia, l'importanza di dare valore ai valori, è una missione che il sindacato moderno deve, non può sottacere e deve tenerne conto. Noi siamo certi del buon esito di questa convenzione che abbiamo stipulato, ma la cosa ancora più bella è che anche le aziende hanno risposto positivamente. In genere, magari storcono il muso se arriva un permesso e quant'altro. Oggi hanno lasciato le persone, come dire, a farli partecipare positivamente, perché ci auguriamo che anche attraverso l'intervento delle aziende, noi ci occupiamo di servizi, di commercio, pensiamo alla grande distribuzione organizzata che potrebbe fare anche una campagna di sensibilizzazione alla propria clientela e quindi dai piccoli numeri si potrebbe arrivare ai grandi numeri, perché non voglio mai più sentire che un medico debba trovarsi di fronte alla circostanza, all'enigma, ho 3 malati che devono essere trasfusi e io ho solo una sacca di sangue. Ecco, io mi auguro che tutto questo non accada più. Faccio un appello pure a Fiorello. Fiore, se queste cose le dici tu e le dici molto meglio di me, gridale a gran voce, perché è un nostro dovere aiutare la gente a star bene, aiutare la gente a vivere quello stato di precarietà. Io mi occupo tantissimo di precari del lavoro, perché ormai il lavoro è tutto a tempo determinato, con rinnovi, con i vari problemi legati alla NASPI, legati alla cassa integrazione, fissa, tutto quello che ne viene. Bene,
queste persone, i talassemici, queste persone sono persone che vivono una vita in precarietà e sono legate a quelle sacche di sangue che se non riescono ad averle, quindi a farsi le trasfusioni nei tempi stabiliti appunto dai medici, e sono tempi purtroppo molto ravvicinati, da una situazione di precarietà uscirebbero dal mondo dei vivi, e questo non se lo può permettere nessuno, basta un piccolo gesto, basta poco per far stare bene la gente.